Ciao ragazzi, sono il vostro farmacista amico. Chi di voi come me ancora si deve prendere le ferie? Ditemelo tramite i commenti. Io tra qualche giorno farò un viaggio in Africa, mi vado a godere un po' di vita in Africa e vi farò vedere cosa non mancherà nella mia valigia. Al primo posto metto l'operamide, ad esempio l'Imodium, che agisce riducendo il movimento intestinale e anche lo stimola all'evacuazione. Al secondo posto metto un probiotico, in caso di uno squilibrio intestinale, quindi quando sento lo stomaco sotto sopra, uso un probiotico per la flora intestinale. Al terzo posto metto l'ibuprofene, ad esempio il Moment, il Brufen, il Nurofen, ce ne sono tantissimi in mercato. Uso l'ibuprofene per la sua azione antinfiammatoria, antidolorifico e antiepirettico, quindi lo posso usare anche in caso di febbre. Al quarto posto metto la tachipirina, perché non si sa mai. Al quinto posto metto Bentelan cortisone per un'eventuale emergenza. Al sesto posto metto una pomata antistaminico per un'eventuale puntura di zanzara, di insetti, eccetera. Al settimo posto metto uno spray per le zanzare, perché ovviamente non puoi andare in Africa senza lo spray antizanzare. Poi all'ottavo posto metto una bella protezione solare 50, perché anch'io mi posso ustionare, e poi con il caldo che fa in Africa, ragazzi. Al nono posto metto... Sì, prevenire è sempre meglio che curare. Quindi questa è la mia lista, ragazzi. Ditemi voi chi di voi sta per partire in vacanza e che cosa portate dietro. Ciao!